Io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi in speciale Natale, che bello, adoro tantissimo. Ovviamente non potevo non portare una recensione natalizia di un libro natalizio. Però è molto particolare perché effettivamente è stato il primo libro natalizio che ho letto sotto Natale. Diciamo che da lì è partito tutto, insomma, la mia ossessione di leggere libri natalizi a Natale e libri, non so, dai estivi e estate, ma siamo chiariti. Sto parlando di Let It Snow di John Green, Maureen Johnson e l'altro Lauren Markle, o Miracle, boh, Marco, io l'inglese ripeto, ragazzi, cioè no, proprio. Questo libro è uno young adult che io quando l'ho letto l'ho adorato tantissimo. Ora non so se mi piacerà tanto quanto mi è piaciuto quando l'ho letto, però diciamo che ho un bel ricordo di questo libro. Sono tre storie diverse, ognuna scritta dai tre autori, ma che in qualche modo si intreccicano tra di loro. Si intreccicano in italiano? Non lo so. La cosa che hanno in comune, ovviamente, che è la vigilia di Natale, siamo a Greystown, e ognuno dei personaggi di queste tre storie, diciamo, hanno un po' di sfighe, però anche un po' di gioie. Quindi diciamo che è un misto di avventure in questa cittadina piena di neve e addobbi natalizi che è adorabile, cioè adoro questo paesaggio pieno di neve, bianco e con tutte le lucette e Babbo Natali appesi ai balconi, adoro. Diciamo che è stato molto caldo, tra virgolette, perché nel freddo di dicembre e di Natale fa scaldare un pochino questa lettura, perché è molto semplice, è molto facile da leggere, è molto veloce. Infatti io l'ho letta in 3 giorni, una storia al giorno. Ricordo che mi è piaciuto tantissimo. Poi ovviamente io molte volte ascolto le musichette, no? A tema, diciamo, e quindi ovviamente ero lì seduta al calduccio in camera mia con le musichettine di Natale, no? A leggere questo libro, quindi cioè, adoro, con la neve, cioè abitando in paesi di mare, quando mai vedo la neve. Quindi ovviamente non potevo non leggere questo libro con sottofondo natalizio musicale con la neve, cioè non potevo non farlo. Quindi diciamo che sì, io lo consiglio, magari se volete una lettura leggera e a tema natalizio. Però sto leggendo altro, diciamo, in questo periodo, altri libri di Natale, magari l'anno prossimo potrò dargli un'altra chance, che qualche pagina, magari così, qualche capitolo potrei anche rileggere, anche perché non si ci stanca mai di leggere libri natalizi, neanche quando Natale è passato. Quindi sì, diciamo che magari qualche pagina la rileggerei anche. Anche perché l'ho comprato con i soldi di Renzi quando ero ricca, quando Renzi mi ha dato il bonus di 500 euro, no? Quindi diciamo che è stato uno delle ultime compere con quei soldi, quindi... niente, io spero che l'abbiate letto, fatemi sapere cosa ne pensate, perché sì, dovete farmelo sapere. Intanto, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!